Buongiornissimo! Questo vaso si sta svuotando, ma noi continueremo a fare puntata dopo puntata un bel lavoro su noi stessi. Cambia il tuo pensiero e lui cambierà la tua vita. Oh beh, arrivati a questo punto dovreste avere già capito, no? Dovreste aver imparato come funziona. Il pensiero positivo, la carica costante che vi date in primis voi stessi, vi aiuta ad affrontare meglio la quotidianità, con più quel non so che vi contraddistingue dagli altri. Sì, ok, mi vedete un po' su di giri, ma è così perché oggi va così. Así es y así debe ser. Il vostro inconscio, il vostro subconscio non riesce a distinguere la realtà da una immagine creata dalla mente. Perciò è lì che voi dovete lavorare, sulla visione. Immaginarvi catapultati in una realtà che vi piace, in cui voi avete ottenuto una promozione, ad esempio, oppure in cui voi incontrate una persona e ve la immaginate lì, no? Questa scena che più desiderate, provate a pensarla, chiudete gli occhi, provate l'emozione giusta, quell'eccitazione dentro, la carica, la gioia per quella situazione che volete, desiderate, e cominciate a pensare: sì, io già ce l'ho, io ci sono, ok? Io la sto vivendo. Boom! E lì inviate le vostre vibrazioni, perché siete fatti di energia, le inviate all'universo, emanate delle vibrazioni positive, delle frequenze, ok? Seguite il mio discorso. Ciò che voi emanate lo attirerete a voi. Il pensiero positivo sulle cose vi rimbalzerà addosso, sempre in maniera positiva. Date amore e ricevete amore, abbiamo detto. Date aiuto e riceverete aiuto. Magari non dalla stessa fonte, ma lo avrete quando avrete bisogno. La ruota, il karma e il tuo pensiero, ciò che tu emani, ciò che tu fai, quello in cui tu credi, cambierà la tua totale esistenza. Attenzione, io ne ho la prova sulla mia vita e ci sto ancora lavorando, e nel frattempo ricevo sincronizzazioni, segnali che ciò che sto facendo va bene, è giusto così. Senza pretese, senza piangermi addosso, reagendo, continuando, trovando il coraggio dentro me, come abbiamo detto ieri. E io vi auguro di provare quell'immenso amore dentro voi, che possiate trasferirlo agli altri e che possiate riempire la vostra anima con un sacco di vibrazioni positive. Every day is a new surprise, only good vibes. Besitos. Splendido pezzo con sfumature anni 80 di Brandon Flower, I Can Change. La follia, la pazzia. Vabbè, che me frega.